E dopo il video di Zazzi e Valentin Castellanos alla Lazio, torniamo a parlare di Premier League, torniamo a parlare di Sheffield e torniamo a parlare di Anis Limane. Sì, perché vi ho portato la notizia dell'acquisto. Abbiamo fatto un po' di skills highlights del giocatore, non è andato benissimo il video. Ma ora qui facciamo uno scouting, diciamo uno scouting di Anis Slimane. Ragazzi, Anis Slimane, come detto, ha 22 anni, classe 2001, nato a Copenaghen, ma tunisino, doppia cittadinanza, gioca per la nazionale tunisina, ma la doppia cittadinanza danese, e può fare il trequartista e il mediano. Alto 1,88, quindi non è neanche tanto basso. Un armadio, però ha tanta tecnica, ragazzi. Il valore del cartellino è 2 milioni e mezzo. Lo Sheffield l'ho pagato dal Bromby 2 milioni. Diciamo che la sua carriera verte più sul campionato danese, perché dal 2017 al 2023 praticamente ha sempre giocato in Danimarca, tra Akademisk Under 19, che l'ha acquistato dal Akademisk Giovani, ok, sì. Poi dall'Akademisk Under 19 2018-2019 va all'Akademisk BK, che dovrebbe essere la prima squadra. 2019-2020 il salto al Brøndby Under 19 dall'Akademisk BK, e poi 2020-2021 dall'Under 19 del Brøndby alla prima squadra del Brøndby, vince il campionato danese. E ci resta al Brøndby fino a poco fa, fino al 13 luglio del 2023, quando firma per lo Sheffield United. Allora, qui ho le varie competizioni. Da segnalare che il Brøndby ha giocato anche in Europa League e ha fatto i preliminari di Champions e ha fatto i preliminari di Conference. Quindi è una squadra che negli ultimi 2 anni in Europa c'è tornata. Allora, ha fatto tra le varie Super League, Super League Championship Round, Under 19 Boys Division, Under 19 Boys League, Second Division, Oprichnigspiel, Second Division, Özet Pokalen, Future Cup, Europa League, qualificazione UEFA Europa Conference League, Second Division, Qualifikationsspiel e qualificazione alle Champions League. Totalizza in tutte queste apparizioni. Ha giocato in tutte le voci. 184 presenze, fa 16 gol, e per un trequartista mediano sono tanti, e mette a referto 15 assist, ragazzi. Fa un gol ogni 660 minuti e ha totalizzato la bellezza di 10.560 minuti in campo. Che dire, Anis Limane ha giocato comunque per la nazionale danese Under 19 il 6 settembre 2019, totalizzando 9 presenze e 2 gol. Poi però ha scelto la Tunisia, e non vorrei dire cavolate, ma ha giocato il mondiale. 29 presenze con la nazionale maggiore tunisina, 4 gol. E
è questo il profilo di Anis Slimane. Come detto, alto, piazzato, schilloso, che ha la giocata pronta, l'imbucata pronta, perché 15 assist non li fai, però se non hai qualità di visione di gioco, però anche 16 gol segnati in carriera prevalentemente col Brøndby, sono tanti, 16 gol per un mediano trequartista. Diciamo che lui fa il trequartista di primo ruolo, però poi può essere arretrato sulle tracce di Norwood qualora Berg prenda il sopravvento sulla trequarti. Bisogna, come detto, vedere Poliquin Bottom che modulo adotterà. Tra l'altro, oggi stesso c'è la prima amichevole dello Sheffield United 2023-2024 contro il Chesterfield, e allora immergiamoci. Questo è Anis Slimane in poche parole. Spero il video vi sia piaciuto, lasciate un like, commentate, iscrizione al canale. Anis Slimane fino al 30 giugno 2026 sarà il giocatore nuovo giocatore dello Sheffield United. Abbiamo fatto un'analisi analitica proprio del giocatore, come detto, giovane, 22enne, classe 2001, e buona fortuna ad Anis Slimane e allo Sheffield in primis. Vi ricordo che quest'anno ci saranno post partita anche della Premier League, non solo dello Sheffield, ma quando ci saranno dei buchi tra Serie A e Premier League, la Premier League sarà su questo canale.